Oggi parliamo di una corrente spirituale tra le più, direi forse, la più originale e la più affascinante tra le varie tradizioni buddiste. E io penso che molti di voi già la conoscono. È stata una corrente che ha avuto una grande influenza in tutta l'Asia, perché è nata in Asia orientale. Non è nata in India, quindi abbiamo a che fare con una corrente diversa. Ed ha avuto un'influenza non solo in campo spirituale, ma anche nel campo dell'arte, e in generale dello stile di pensiero dell'Asia orientale. Ed è la corrente che ha colpito, ha affascinato anche il mondo occidentale quando l'Occidente si è aperto al buddismo, il che è avvenuto abbastanza recente. Non è facile, è difficile parlare dello Zen, perché è una corrente che esige umiltà, eppure è molto sofisticata, ma detesta ogni forma di pomposità e di retorica. È difficile parlarne perché è una corrente che ama il silenzio, che ha sempre pensato fin dall'inizio, e lo vedremo, che le parole sono strumenti spuntati, se non l'ostacolo alla conoscenza, e qualsiasi maestro che è eccessivo nelle parole viene, si dice che si autonega il suo messaggio nelle misure in cui si affida a degli strumenti che non sono pregnanti. Bisogna parlarne con molta attenzione perché può confondere. E di fatto è stato confuso. Quello è interessante. Quando è arrivato in Occidente lo hanno veramente non capito, ne hanno capito solo la superficie. Perché? Perché è molto trasgressivo rispetto alla tradizione. Se voi esaminate le posizioni teoretiche dei maestri Zen in tutto il loro arco, dalla Cina alla Corea al Giappone, e poi li comparate a quello che era il primo messaggio buddista del buddismo, che oggi è il buddismo Theravada, in India, mamma mia, è bianco e nero, sono due mondi. Però è una corrente che conosce molto bene la tradizione. Difatti, tutta la Sangha, cioè tutta la comunità buddista, non ha mai pensato che gli Zen non fossero buddisti, anche se erano molto lontani dalle proporzioni. Questo perché non è solo il merito della comunità buddista, dei maestri, di avere questo grande respiro spirituale, ma anche perché la tradizione Zen ha saputo interpretare, è cinese, nasce in Cina, ha saputo interpretare i concetti e acculturarli, ma in questo processo hanno scavato il buddismo. È vero, l'hanno tradotto e tradito, lo vedremo, però in questo tradimento, ed è un processo che avviene non solo nel Zen, ma in tante altre tradizioni religiose che innovano, ci azzeccano, cambiano le immagini, cambiano i ragionamenti, sono ormai ragionamenti cinesi dell'Asia orientale. Ma quando andate a scavare, e questo la comunità l'ha capito, voi sentite che il messaggio è stato sostanzialmente, il cuore del messaggio è stato salvato. È difficile parlarne perché è una tradizione molto complessa, ma sembra tutto così semplice, tutto così facile. Non quando avete testi zen, voi non avete dei tomazzi così pazzeschi, come ce l'ha tutta la tradizione della Prajna Paramita, cioè della perfezione della sapienza. La perfezione della sapienza ha un canone che vi ammazza, cioè sono
sono sutra e i commentari dai sutra, non sono solo i sutra che sono lunghissimi, ma tutti i commentari, e quando un maestro commenta un sutra non lo fa mai con le sue personali parole. Le sue parole si intersecano con un continuo ritmo di citazioni, perché lui si annulla dicendo non lo penso io. Poi in realtà le citazioni sono fatte in modo da aderire al pensiero che sta costruendo. E quindi è un testo qualsiasi del Mahayana, soprattutto della frase della Paramita, sono testi pesanti, perché hanno questa somma, questi livelli. Quando voi arrivate a un testo Zen avete tre koan, oppure al massimo il Mumonkan o altri testi che sono dei koan. Avete una poesia, avete degli strumenti linguistici e teoretici che sono molto semplici, ma non sottovalutati. Quando ne parlavamo ieri, quando lo Zen è arrivato in Occidente, hanno cominciato a leggiucchiare delle cose, hanno subito pensato che era una cosa di una semplicità fanciullesca, quasi come San Francesco che viene idealizzato, che balla, canta e parla con gli uccelli perché è un po' svitato. Quando è uscito in Italia, qualcuno di voi si ricorda, io mi sono veramente, mi confesso, veramente arrabbiato. 101 in due storie Zen a Delphi, piccolino. 101 storie Zen senza nessuna spiegazione. E allora è un invito, piccolino, breve. I koan di cui parleremo erano lì, non si capiva niente, ma erano giusti, gli Zen sono tutti folli di Dio. Meraviglioso, allora anch'io posso essere il folle di Dio. Ti parlo a koan, eccetera. Nessuno ha preparato in quel testo dicendo stai attento, lo faremo oggi, stai attento, dietro c'è una profondità che non è un momento iniziale, ve lo continuerò a ripetere perché è quella la confusione, è un momento di spogliazione finale anche nel pensiero filosofico. Loro hanno una proposizione, hanno delle idee ben chiare da un punto di vista concettuale, solo le spogliano, dice, ma dimmi il succo, dimmi quello che vuoi dire, non girano intorno, e alla fine arrivano a una proposizione che prende tutto. Questo è stile Asia orientale. In India questo non sarebbe stato possibile, perché hanno un diverso tipo di esposizione filosofica, un diverso tipo di retorica. Prendete un qualsiasi testo delle Upanishad, dei commentari delle Upanishad, perché ci capiamo al volo. È una anche difficile parlarne, io vi premetto subito così, è difficile parlarne perché è una tradizione molto sapiente, molto, molto, direi forse è la più esigente e la più sofisticata. Voi lo capite subito se andate a Heiji, che è il loro centro Zen più importante. Mamma mia, che severità e che dimensione di cultura. Ed è esigente, però è facile confondere perché i maestri amano l'ironia. È quasi come se voi vi trovaste un muro di sorriso quando cercate, sapete che siete in una corrente che fa del pensiero un blocco centrale e vi trovate davanti una reazione inaspettata, che è apposta. Vi cito questo, è dal Mumonkan, Mumonkan è uno dei testi fondanti, Mumonkan 7, è uno dei primi koan. Un novizio un giorno chiese a Zhaozhu: maestro, che cos'è lo Zen? Insegnami l'essenza della via. E Zhaozhu rimase in silenzio. Poi gli domandò: hai finito di fare colazione? Sì, maestro. Bene, rispose Zhaozhu. Allora adesso vai a lavare la tua ciotola. Vedete, il maestro non vuole affatto umiliare l'allievo,
come il mio maestro Bakusan quando mi prendeva in giro, faceva le battaglie, ma per carità, né negare la sua sete di conoscenza. Ma gli sta dicendo, sta calmo, la via che stai intraprendendo non è la via che tu pensi fatta di parole, di disquisizioni, e soprattutto lo sta invitando, è proprio l'inizio del percorso, quello forse più difficile, è di abbandonare la convinzione di avere la verità ultima, di abbandonare. Non perché loro non pensino che la verità ultima non ci sia, la verità ultima c'è, è il vuoto. Ma quando tu cominci il cammino, devi abbandonare quest'idea, come io dovevo abbandonare l'idea di fare l'opera d'arte. Perché c'è una tentazione narcisistica, sentite la profondità, c'è una tentazione narcisistica di dire io raggiungo, voglio quella verità perfetta, quella verità che io posseggo con le parole, con i ragionamenti. E c'è una superbia che rende questa superbia dire io voglio la verità. Perché il desiderio del dominare la verità per sé ha un altro aspetto. Vuol dire dominare il desiderio di dominare con questa verità gli altri. È vero, sapete, è vero. La verità è uno strumento molto, molto tagliente. E loro hanno capito che sotto nega proprio il processo di cercare la verità. E per quello gli dico, ma vai a lavare i piatti. Lascia stare parole. La scoprirai, lascia stare anche questa hubris di sogno, di sognare. Lascia cadere tutto. Deve cercare, cioè, state attenti, lo Zen non è che elimini l'idea del sacro come un'esperienza sublime, come un'esperienza misteriosa, come un'esperienza che ti prende davvero tutt'altro. Ci pensa, però ti educa, ma fin dall'inizio, a pensare che questo assoluto è davanti a te, è dentro di te, nella quotidianità di ogni giorno. Sei tu che non riesci a vedere. Tutti i maestri Zen, lo troverete anche in Dogen poi chissà, dicendo ma l'assoluto non è di là, l'assoluto sei tu, ma nelle piccole cose, anzi non dice nemmeno tu, dice prima di tutto l'assoluto è nell'altro, perché decentra il soggetto e poi dopo ritorni a te. L'assoluto che vuol dire vuoto, non ce ne dimentichiamo mai l'assoluto che vuol dire essere vuoto. E c'è una bonaria in ironia, anche questa è del Momonkan. Il maestro dice, se qualcuno ti chiede del significato ultimo dell'esistenza, se ti chiede della purezza della mente, parlagli del mondo, parlagli di desiderio e di illusione. E se qualcuno ti chiede del mondo, parlagli dell'assoluto e della perfezione e della santità. Stupendo, sentite come ti disciplina la mente. E non giocano, state attenti, non stanno affatto giocando, ti stanno solo guidando. In questo modo enigmatico con cui tutti i maestri Zen si esprimono. Un'altra corrente ti avrebbe messo lì davanti e ti avrebbe fatto tutta la spiegazione, un'ora. Un'ora di pippone. E loro invece chiudono in una frase e ti lasciano a meditare. Se voi ci pensate, la risposta è potente. La storia, come nasce? Poi io sono, ve lo confesso, guardate, ogni volta che io penso a come nasce lo Zen, io sono ammirato. Veramente, sapete, sono molto ammirato. Perché nasce dal coraggio di maestri, da maestri coraggiosi. Ricordatevelo sempre, che sia un insegnamento forte. Siamo in Cina,
un mondo totalmente altro, perché la Cina e l'India erano divisi dall'Himalaya e l'Himalaya non lo passate. Detto tutto, ci sono non solo le Himalaya, che sono le montagne più alte, ma poi ci sono due deserti, il Kalamakan e il deserto dei Gobi, che sono spaventosi in confronto al Sahara, un giardino, tanto per dirvi. Il Kalamakan è spaventoso perché c'è il vento, quindi le dune cambiano. La strada della seta, la via della seta, passa a nord, costeggia il Kalamakan, non ci entra minimamente dentro, arriva ai Gobi e poi finalmente arriva a Tungwan, che è la prima avamposto della via della seta, e poi via entra in Cina. Questo, quando i monaci escono dall'India, cominciano a uscire dall'India, vanno sulla via della seta. La via della seta è a T. Sale l'Indo, io non mi alzo a farvi la mattina, per niente. Quindi ve lo immaginate, se non lo immaginate, pazienza. Sono pigro. Poi li portiamo vicino. Salite l'Indo. Ci siamo, Pakistan. Su. Arrivate al Gandhara. Qui c'è la catena dell'Himalaya. Arrivate su e trovate la lunga strada che da Antiochia arriva a Chang'an, in Cina. Quella è la via principale. Poi c'è un'altra che sale più su va nella Siberia, cioè nel grande pianura dell'Asia centrale. Ma quella più breve, diciamo, era quella mediana. I monaci partono piccoli, ma non pensate che partono i teologi o i grandi maestri. I grandi maestri se ne stanno tranquilli a Nalanda, nelle grandi università, riveriti e ben tranquilli. Mandano i giovani, mandano i forti, mandano quelli che non riescono a tenere, li mandano a tre, a quattro, a gruppetti. Ognuno di loro conosce al massimo due sutra. Se è proprio bravo ne conosce tre, li sa a memoria e li porta. Ma una cosa conoscono, li allenano con la medicina, perché la medicina indiana è avanzata. Sono molti di loro, sono come infermieri, come medici, ci sanno fare col corpo. E vanno, e questo è assolutamente sicuro, sia a destra sia a sinistra. Cioè vanno da una parte verso il Mediterraneo, verso Antiochia, perché quello erano i poli del mondo di allora, e poi vanno anche a destra, verso la Cina. Non arrivano subito, noi siamo abituati a pensare, io prendo l'aereo, 10 ore sono a Tokyo. Ci mettono anni, perché dove ci sono varie oasi, e loro si fermano, e poi quando c'è una carovana, loro non hanno, vivono di carità. Quindi quando c'è qualche carovana che parte, si aggregano. E abbiamo trovato piccoli monasteri lungo tutta la via della seta, da una parte e dall'altra, anche nel mondo arabo, che sono poi stati distrutti, però c'erano monasteri buddisti, perché si fermavano e facevano le piccole comunità. Passavano anche anni. La cosa affascinante è che arrivano sicuramente nel Mediterraneo, ma la cultura mediterranea non li vuole vedere. Questa è la realtà. La giustificazione che danno è di solito, ecco, la distanza era difficile dall'India fino all'Europa. Non credeteci, perché camminavano, sapevano camminare, la via non era così sicura, ma c'era. C'erano tutte le carovane, i cammelli, andavano. Ci mettevano un anno, ma ci arrivavano. Ma quando sono arrivati, hanno trovato un blocco spirituale che non li ha voluti vedere. Questo è interessante come scelta culturale. Non passa, il loro messaggio non passa. Mentre invece, ed è una cosa affascinante,
i monaci che arrivano e portano i testi e li spiegano in Cina vengono ascoltati. E in due modi diversi. Il primo modo è di quelli più aderenti, cioè dei maestri sono attratti dai testi, soprattutto dai testi della perfezione della sapienza, la Prajna Paramita, e diventano più indiani degli indiani. Loro si trovano dei testi incomprensibili, c'erano dei concetti che loro, la tradizione cinese, non aveva. La tradizione cinese, confuciano e taoista. E qui i concetti come il samsara, nirvana, mu, cioè il vuoto, eccetera, non li avevano proprio per niente. Non ne hanno avuto paura. Ricordatevelo, hanno pensato che la differenza di pensiero, la differenza di fede, perché dicevano questa è la via di salvezza, poteva arricchirli come esperienza di ricerca spirituale. Non hanno bruciato quei testi, non li hanno eliminati. Hanno pensato che la loro differenza mi faceva crescere proprio in quanto differenza, mi apriva la testa. Allora si sono come spaccati in due correnti. La prima corrente era la corrente più rigorosa. Il testo è in sanscrito, gruppi si formano, Kumarajiva e tutto un gruppo di monaci, si diventa un centro di traduzioni con la tecnica del tradurre letteralmente, ma non hanno i termini e quindi li scrivono in un linguaggio particolare pronunciandoli foneticamente. Io sono andato e scrivono in cinese, oppure la nostra vita è, e questo lo scrivono in cinese, samsara. Allora prendono un ideogramma che dice sa, mu, sa, ra. Voi dite cosa diavolo vuole dire la mucca con tre corna che mangia? Sì, perché non hanno, sono presi in senso fonetico. Poi li leggete e sentite sa, mu, sa, ra. Perfetto. Poi mettono una piccola nota e dicono il samsara, e ti spiegano il ciclo delle rinascite che è dovuto al karma. Karma, siamo nella nota, karma. Nota 1 bis. E non finiscono più. E cioè sono molto rigorosi. Vestono all'indiana, parlano e studiano il sanscrito, sono perché non lo sanno ancora il sanscrito. I testi sono tradotti da bactriani e centroasiatici che conoscono il sanscrito e conoscono il cinese, ma sono via di mezzo. Erano in quattro che lavoravano. Sanscrito bactriano, sogdiano, eccetera, sogdiano cinese. Quindi pensate alla difficoltà di traduzione. Ma non hanno mollato. Capite l'accanimento di dire io voglio capire quel testo, e i testi dei sutra non sono testi facili, però erano rigorosi. Questa è la parte che avrà meno, diciamo, meno creativa da un punto di vista antropologico, lo capisco perfettamente. Non avviene l'innesto, non avviene i processi che in antropologia si chiamano di acculturazione, di meticciato, di ibridazione. Sono troppo rigidi, sono più indiani degli indiani in un contesto cinese. Poi ci sono gli altri, e sono tutto i maestri taoisti del sud. Notate, il potere è a nord ed è in mano ai confuciani. A sud ci sono i maestri taoisti, che sono intorno alla grande montagna di Shaolin, che è una montagna sacra notevole, che ha dato molto una grande tradizione di pensiero alla Cina. Loro sono in crisi, il mondo taoista è in crisi, perché sta chiedendo delle domande: che cos'è il Tao, che cos'è il divenire, che cos'è il tempo, che cos'è la salvezza. E gli arrivano questi testi. E anche loro
erano questa volta, non erano laici così, erano taoisti, erano maestri, quindi chi glielo faceva fare? E invece anche qui loro dicono, ma guarda questo, cosa mi dice? Sentite la curiosità, il coraggio, e cominciano a leggerli tradendoli, cioè prendono i concetti e utilizzano, si chiama la tecnica del Kobi, e utilizzano dei termini vicini al termini taoisti, vicini che possono in qualche modo dire, come noi usiamo per esempio, io lo uso sempre con molta molta attenzione, per dire sunyata, che vuol dire vuoto. Tendenzialmente utilizzo vuoto, vacuità, benché non so che non traduce, perché sunyata è un aggettivale, perché non posso dare un nome al vuoto, non ce l'ha, gli posso solo girare intorno. Quindi dovrei dire è la dimensione apofatica della vacuo, di quello che dovrebbe essere vacuoso, cioè cercare tante parole che non, quindi uso il termine, ma non uso il termine nulla, perché il termine nulla è legato a una posizione nicciana di nichilismo, di antitesi, essere non essere, che è una visione molto banale per un maestro buddista, è ancora legata alla dicotomia essere nulla, cioè quindi un pensiero relativo. Vacuità, sunyata è al di là anche di questa dicotomia, qualsiasi maestro che lo dice. Però loro lo fanno, loro usano il termine nulla. E così tradiscono il messaggio, cioè mettendo dentro testi taoisti, lo tradiscono e cominciano a pacioccare, perché in realtà a loro interessano quattro punti. La vacuità. Che cos'è il vuoto? Perché il Tao non è una realtà ontologica. Il Tao è un rapporto fra yin e yang. Voi dite che cos'è il Tao? Vi ricordate il Tao De Ching, la prima strofa? Colui, quello che io dico, Tao non è la parola, non è la parola. Al massimo lo definisco grande, vuol dire il tutto, ma non ha parole. Perché? Perché è il movimento in quanto tale. Quindi avevano questo problema del rapporto tra realtà, tra essere e divenire, fra realtà sostanziale e vuota. Gli arriva la speculazione della Prajna Paramita, che è tutta parte dall'idea di Nagarjuna del vuoto. Quindi ne sono presi, era un modo nuovo di pensare. Il secondo era il rapporto che li tormentava, come tormentava i buddisti, il rapporto tra verità assoluta e linguaggio. Cioè in tutte le tradizioni religiose. È un problema fondamentale. Possono le mie parole dire il vuoto? No. Però avevano i tanti, ci saranno i tanti, si hanno sì con un altro linguaggio. Poi c'erano le pratiche meditative. I taoisti avevano pratiche meditative, come avevano pratiche di medicina. E gli arrivano testi che parlano della meditazione. Sono sempre testi, due tipi. Prajna Paramita e i Cittamastra, cioè quelli del Yogacara. È un processo interessantissimo. Io quando dovevo parlarne a lezione cercavo di evitarlo, lo eviterò con voi, perché è una sequenza di piccoli pensatori che sbagliano continuamente, gran pasticcioni. Tao, Tao Teng, eccetera. Tutti i taoisti vivono in monasteri taoisti, eccetera. Scrivono alla taoista. Ma sentite che comincia a usare una visione e termini che non sono più taoisti, sono buddisti. E comincia l'ibridazione, sbagliando, facendo, meno male, non hanno un'autorità che garantisce la eresia o l'ortodossia, sono molto liberi. Sono, diciamo, dei lenti che arruffano le idee.
li sentite, stanno tentando. Poi intorno all'ottavo secolo è fatto. Non sono più taoisti che pasticciano, sono ispirati, eccetera, sono buddhisti. Il loro linguaggio è buddista, ma è di un altro buddismo, il buddismo c'è. E nasce così. Siamo all'ottavo secolo, ci mettono quattro secoli, fino a un certo punto, nell'ottavo secolo, ma voi lo vedete il cambiamento. Capiscono che è nata, che sono loro, siamo quelli. Sapete come li chiamavano? Quelli dell'Ankavatara, perché è il loro testo. Notate, tutta la retorica Zen lo troveremo, è che non, è una tradizione lontana dai testi, in effetti c'è tutta una versione al testo filosofico, eccetera. Però nascono da un testo come, lo vedremo, il Lankavatara su, e c'è una ragione. Poi, quando loro capiscono di essere loro, siamo noi, hanno cioè fissato, sono ormai buddisti, non c'è nessun dubbio, buddisti che sono passati attraverso il taoismo, noi non potremmo capire lo Zen se non sappiamo il mondo taoista, le basi del mondo taoista, perché vengono da lì. Vedremo come le ha influenzati. Però quando loro si sentono e sono riconosciuti anche, sono quelli là. I trasgressori non erano particolarmente amati, sapete, non erano quelli che non erano aderenti al messaggio indiano. E in Cina capivano la trasgressione, il mondo buddista capiva benissimo cosa stavano trasgredendo. E allora devono, ma è un processo assolutamente inevitabile, il processo di istituzionalizzazione. Si devono dare un inizio, si devono dare una storia e inventano un'identità. Che non è così. Cioè, non chiedete a un nuovo movimento religioso che finalmente ce la fa, che si vede di dire noi siamo frutto di quattro secoli di mezzi folli che ne hanno combinati tutti i colori dal punto di vista teoretico, noi siamo qua. No, nessuno lo farà mai. E allora arriva l'idea che c'è stato un momento fondativo ed è il sermone del fiore. Lo sentirete tante volte, è una cosa bellissima, è tutta inventata. Il Buddha, contornato dai suoi discepoli, viene, gli chiedono, maestro spiegaci il Dharma, che è una domanda che gli facevano. E lui prende un fiore e lo porge a Mahasayana, che è il suo discepolo più sofisticato nelle pratiche meditative. Era un grande yogi. Non era certo quel disgraziato di Ananda, che era il discepolo più amato, non lo dimenticate mai. E gli dà un fiore e Mahasayana sorride. E il Buddha ricambia il sorriso. Tutti intorno si chiedono che cosa diavolo vuole dire. E voleva dire, io lo scrive nel Sermone del Fiore, allora il Buddha, il maestro, disse, io posseggo la conoscenza della misteriosa essenza del risveglio dell'illuminazione, l'autentica natura della vacuità. Non mi affido ai testi scritti, ma a una trasmissione speciale al di fuori della tradizione che punta direttamente all'illuminazione della mente e l'ho comunicata adesso a Mahasayana perché veda la propria natura e realizzi la verità. Mumonkan 6. Eccolo, questo è il mito fondativo. C'è stato un inizio, l'inizio è del Buddha stesso, che trasmette senza testi. Quindi legittima una trasmissione che dice, ma noi siamo nati così,
da una intuizione, da una comunicazione garantita dallo stesso Buddha, che la trasmissione è stata fatta. Ma non bastava. Questa trasmissione, la mente a mente, pone il punto numero uno, l'inizio. Però ci vuole il mediatore. Per capire, quindi questa non è il karma, è il mummon karma. È il mummon karma. Sì, sì, se lo sono inventato. Il sermone del fiore è tutto zen. Ma sono loro, non è un sutra, tra parentesi, però è il Buddha col fiore, lo trovate dappertutto, sono loro, non è una leggenda che nasce molto dopo, è una ricostruzione perché stanno costruendo un'identità. Quindi dicono c'è stato un momento fondativo, qual è stato? Loro non avevano testi, avevano il sogno, lavoravano sull'ankavatara. Ma non è anche avatare un testo del Cittamantra, non c'entra niente. Ma loro avevano bisogno di un gesto che dicesse: ma quello che voi dite è l'elaborazione tradimento, cosa che tutti i buddhisti cinesi capivano. Sono passati 4 secoli. No, è stato allora direttamente il Buddha. Ma mancava. Quindi hanno aggiunto in questa costruzione identitaria un altro personaggio, che è Bodhidharma, lo sentirete e lo vedrete in tutte le salse. Daruma, in giapponese è Daruma, Daruma-san. Chi era Bodhidharma? È una leggenda. La leggenda dice che è un principe che viene in nave dall'India, portare il Dharma a sud e per 9 anni si chiude in una caverna dove sta in meditazione, perde le gambe, gli marciscono e perde l'uso delle gambe ed è un maestro assolutamente rigoroso che però crea il suo discepolo. Dunque, storicamente Bodhidharma non è esistito. Se c'è stato un Bodhidharma, hanno cercato di capire. I testi parlano di un Bodhidharma che era un maestro cinese del nord che studiava la tradizione pratica Paramita, quindi non c'entra assolutamente con lui. È tutto inventato. Ma non c'entra di male dire che è inventato. In termini antropologici, Bodhidharma è reale. Bodhidharma ha detto, è stato il modello. Guardate come l'hanno costruito bene. Bodhidharma chi è? È un principe indiano. Ma guarda, figlio di re. Non vi ricorda niente. Viveva benissimo, era bello, tormento, tutto quanto, eccetera, eccetera. E a un certo punto, pac! Decide di darsi alla vita monastica. E chi è il suo maestro? Il Buddha. Ma certo, avevate qualche dubbio. E poi prende, quindi abbiamo lo schema, lui è come il Buddha, è esattamente la sua riproduzione. Questo Buddha numero 2 passa, perché va? Si inventano che viene dal mare? Perché stanno dicendo la nostra tradizione è così originale perché viene direttamente dall'India, dal discepolo del Buddha che è praticamente la sua immagine e somiglianza. Quindi si stanno legittimando in modo molto più forte proprio perché sono così trasgressivi. Non potevano dire la nostra tradizione viene dai testi come voi che ci mettono 4-5 secoli a tradurre, a mettere note in samsara, si sente in nirvana, nota. Non erano così. Loro delegittimano quella tradizione dicendo la nostra tradizione è più pura della vostra. Voi ci prendete in giro perché siamo così trasgressivi. Siete voi che siete stati, non avete capito un caso. Perché avete passato traduzioni per Bactriani, eccetera, noi siamo i puri, più puri
più puri di voi. Chi è la garanzia? Bodhidharma, che non solo è uguale al Buddha, non solo ha ricevuto gli insegnamenti dal Buddha, ma anche un personaggio assolutamente severissimo, rigidissimo, 9 anni in una grotta militare, sembra Shaolin, figurati, questa è la garanzia. E la garanzia che questi nostri maestri la danno i patriarchi. Se c'è una corrente assolutamente fissata sulla linea dei patriarchi, vuol dire che io non pensate al Papa, pensate solo ai grandi maestri. I grandi maestri ricevono l'autorizzazione a essere maestri dal maestro precedente e si chiamano patriarchi. Questo perché? Non perché c'è una struttura ecclesiastica, ma per garantire la ortodossia del messaggio. Poi in realtà questi maestri sono molto liberi, molto trasgressivi, ma di fatto il sistema, proprio perché sa che è così trasgressivo, tiene in queste posizioni. Non è un processo nuovo. Voi siete mai andati alla chiesa di Assisi affrescata da Giotto? È lo stesso procedimento. Lo stesso procedimento. Voi vedete gli affreschi della vita di Gesù e sotto vedete gli affreschi della vita di Francesco. E fine. Perché? Francesco non ha mai pensato di essere come Gesù. L'ha visto, ha avuto un'esperienza mistica, eccetera, ma era l'istituzione. Quando costruiscono quella chiesa, l'istituzione francescana è partita, sta dominando, deve legittimarsi. Questo era un trasgressivo, Francesco era un trasgressivo, diceva tutto quello che in quel momento l'istituzione della chiesa non voleva dire, e lui la diceva. Era successo, c'era un processo di legittimazione. Lui è l'immagine del fondatore, del primo. Lui è il nero. Avviene nelle tradizioni religiose. Il testo è una tradizione che non ama i testi, ve l'ho detto, però usano proprio, adorano il Lankavatara. Il Lankavatara Sutra è un testo stranissimo. Non leggetelo da soli, perché è un testo molto difficile. È un testo strambo. Io posso capire come abbia appassionato i chanisti, perché la traduzione in Cina si chiama Chan, che significa meditazione. Dhyana è la traduzione in cinese di Dhyana. Sarà Zen, che vuol dire meditazione in Giappone. Ma il termine è lo stesso. Il Lankavatara ha dei momenti, degli squarci incredibili che ti turbano, come delle intuizioni improvvise, contraddittorie, eccetera. Nella stessa pagina ti dice una cosa, poi te ne dice il contrario. Dogen farà la stessa identica cosa. Nella stessa pagina dice una cosa e poi ne dice un'altra. Questa è una tipica posizione. Zen taoisti e taoisti procedevano nello stesso modo. E poi delle banalità. Perché? Perché vuole farti, vuole dirti come un illuminato vede la realtà, al di là di ogni dicotomia, quindi molto libero per quello che dice e poi si contraddice, e per dirti allena la mente ad andare al di là, per vedere la realtà datata così, così com'è, al di là di ogni costruzione intellettuale. Vedete, questo buttava, era un sasso nello stagno, perché fino a quell'epoca, ma anche in Cina, voi avevate uno schema di via, uno schema molto chiaro. Scusate se vi tedio, ma è bene capire l'innovazione nella misura in cui noi capiamo qual era il mondo in cui il mondo buddista e confuciano in cui questi maestri, ormai siamo solo Zen, agiscono. La via di salvezza era la lettura dei sutra, cioè quello che ha detto il Buddha. Lo studio della dottrina, i commentari, un bel studio, c'erano proprio le celle, studiavano, copiavano e studiavano, siamo in Cina. L'approfondimento dei termini filosofici, dei concetti filosofici, il maestro, la meditazione su questi concetti,
le pratiche morali e i riti, che erano notevoli. Questa era la via. Li facevi mono per eseguire la via. Il mondo Zen lo rifiuta tutto, non accetta i sutra, non le accetta. Accetta solo i testi come i koani. Ti passa la dottrina, lo vedremo, in un altro modo. Certamente non studiano, ragazzi. I monaci studiano, passano delle ore. Poi arrivano dall'abate, dal maestro, e gli dice, ho capito tutto, bravo, adesso dimentica. Adesso lo... viene dalla tradizione Zen di dire la sapienza è una barca che tu ti serve per attraversare il fiume, poi la saluti e cammini da solo. Viene da loro. Quando ti dicono il dito che punta alla luna non è la luna, stanno dicendo di questo. Hai visto il dito? Il dito è il tomazzo che ti sei imparato a memoria. Adesso basta. Ti è servito per passare adesso? Fallo tuo. Superalo. Passalo. Mentre la tradizione prima ti diceva fermati lì. Perché lì la verità, gli altri dicevano devi fare un salto qualitativo, un salto noetico, perché la ragione discorsiva è uno strumento che alla fine ti viene cotto, ti imbriglia, non ce la fai, la ragione non arriva a definire la realtà ultima, che sei tu e che la realtà, che è sognata per il vuoto. Per capire il vuoto devi saltare. Devi saltare e abbandonare ogni pensiero, devi vivere un momento in cui il termine chiaro è realizzi il vuoto. Sei il vuoto, ricordate? Gli altri dicevano devi capire. Prajna paramita vuol dire la perfezione paramita del prajna, della sapienza. Maestro, io so che cos'è il vuoto. Un maestro Zen, cosa ti risponde? Sudana chiese al Buddha, dove risiedono i Bodhisattva, gli illuminati? Il Buddha rispose, nella verità ultima essi risiedono. È l'Ankhavatara Sutra, capitolo 28. Quella verità che non conosce né nascita né morte, né ingrandimento né diminuzione, né andata né ritorno, vuol dire che è eterno. Tutte queste cose sono le parole. Ma la verità non ha niente a che fare con le parole. Guardate che sono è pesante. Essa è ben al di là di esse. È impossibile da descrivere. Non ha niente a che fare con i vani ragionamenti e le speculazioni filosofiche. Poiché non c'è alcuna parola per esprimere la verità. La verità è calma, è raggiungibile solamente nella coscienza interiore del sapiente, attraverso il suo silenzio. Sfido che lo Zen viene affascinato, cioè lo Zen e l'Ankhavatara è la base della loro speculazione. E il bello che il maestro dice, devi arrivare con la meditazione al tuo volto originario, Winen, il secondo patriarca. Il tuo volto, chiediti qual era il tuo volto prima che tu fossi nato. Guardate che sono questi koan meravigliosi e tu dici, non, io prima di nascere non avevo volto e il maestro che ti ha dato da meditare questo koan manco ti risponde, ti dice, vabbè, fatti tuoi, adesso tu pensaci sopra, qual era il tuo volto originario prima che tu fossi nato? Voleva dire prima che ti modellassero come viso, prima che la società, i ragionamenti, i maestri, tutto ti modellasse. Come eri tu? Ritorna a quello. La via del Satore, la via dell'illuminazione è un ritorno a sé. Voi mi dite quando dobbiamo interrompere. Andiamo avanti ancora un poco, voglio arrivare a un punto. Vedete, non è che i seguaci dello Zen siano ignoranti, non sottovalutateli, lo hanno fatto già i Pit, pensate che fossero una massa di allegri ignorantoni, la santa ignoranza, ma hanno applicato degli schemi, sognavano Santo Francesco come sognavano gli Zen, ne hanno fatto un immaginario,
state attenti, è una tradizione molto colta, ma non la supera. Ti dice, questo lo devi sapere, è uno stile molto raffinato, anche nell'espressione artistica, eccetera, ma non confondetelo, bisogna sempre superare tutti questi linguaggi. Qual è il momento del superamento? Lo dice Lohanya Fingio, il sultano del cuore, che è un testo fondamentale nella loro tradizione. È breve, molti giapponesi lo sanno, lo dipingono sui ventagli, è un bellissimo ventaglio blu con tutti gli diagrammi ed è Lohanya Fingio. Loro fanno, sventano e poi leggono, ritmandolo, voi avete sentito, è molto bello la musicalità con cui recitano il sutra. Si chiama sutra, ma non è zen. Ed è la percezione che una realtà ultima di tutti i fenomeni è insostanziale. Non c'è una sostanzialità nei fenomeni, sono pure evanescenti, non hanno... Quando dico sostanziale tanto logico, intendo hanno una sostanza. In termini filosofici c'è una sostanza, qualcosa che resta, qualcosa che è eterno, l'atman, l'anima, è di Dio, ma i fenomeni sono insostanziali. Ma poi aggiunge Lohanya Fingio, anche il vuoto è insostanziale. È vero, il vuoto è vuoto. Quindi i fenomeni e il vuoto sono la stessa cosa. Dipende solo dal tuo sguardo. Se lo vedi come fenomeno o se lo vedi come vacuità. Ma in realtà tu sai, puoi vederli da una parte e puoi vederli dall'altra. Ma sai che sono la stessa cosa. Sono sogni della tua mente che produce se stessa come sogno. Vedete l'influenza del Cittamatra e dell'Ankaravatara. La tua mente è semplicemente un sogno che produce illusioni. Quando lo capisci, vedi il mondo sia come forme, consistenti, questo, ma certo che c'è, però le vedi anche come vuoi. Fra 100 anni di questo tavolo cosa resta? Ed è quello che è quest'unione, guardate che non è facile da dire che le forme sono vuote, perché state dicendo che illusione e verità sono la stessa cosa. Il vuoto è la verità, le forme sono illusioni. E voi riuscite a capire, a realizzare che verità e illusione sono la stessa cosa. Vedete, c'è uno scambio che è famosissimo, lo incontrerete. Quando viene creato, viene nominato il sesto, il famoso sesto patriarca dello Zen, quello che veramente è una figura dopo il Bodhidharma, è lui il grande maestro dello Zen, si chiama Guiden. Ma non era lui il destinato. Anche questo è tutto inventato, cioè siamo a livello mitologico. Il destinato del monastero a essere il grande successore era un maestro, un monaco anziano che si chiamava Senju. Allora, per dimostrare che lui è illuminato, è stato come un bando dicendo chi di voi, e lui naturalmente scrive. Il nostro corpo è l'albero della Bodhi. Vi ricordate l'albero della Bodhi sotto cui il Buddha medita? La nostra mente è come uno specchio terzo. Sii attento a pulirlo sempre, attimo dopo attimo. Non permettere che vi si posi nemmeno un grano di polvere. E poi arriva Guinen. Guinen era, sentite la valenza simbolica, era un servo del Tempio, non era un monaco, era un servo del Tempio illetterato. L'hanno costruito apposta. Guinen non è esistito.
Pensate come l'hanno costruito, servo, non monaco. Vuol dire la sapienza non appartiene alla elite, anche il laico più umile. Sentite un laico come si sente motivato, ma se ci arriva anche qui, è il letterato. E chiede a un monacello di scrivergli per lui questo. L'illuminazione non è un albero. Lo specchio terzo non ha nessun supporto. Fondamentalmente nulla esiste. Dove dunque può posarsi un grano di polvere? E l'abate dice, è lui. Lui è davvero illuminato. E lo nomina Sesto Patriarca. Gli altri, poi la storia va avanti, gli altri non vogliono, i monaci si incazzano, lo mandano via. Cioè, ma lui rimane il Sesto Patriarca. Lui che non sapeva nemmeno leggere, che non era andato, che cosa l'ha reso? L'intuizione, un processo intuitivo. Lui ha capito la verità. La natura, portiamo adesso, andiamo a chiudere questa. Il problema era la natura della mente, perché gli veniva tutta la tradizione che veniva dall'Ankavatara e soprattutto dal Chitamata, che la mente era un'illusione a se stessa, vi ricordate, ne abbiamo parlato. È l'ultimo passo che fa un qualsiasi discepolo della tradizione di Chitamata. Se poi leggete l'Ankavatara, dà per scontato questa visione, la mente è un'illusione addirittura per te. Quindi la posizione era molto ardua, molto critica. Dove andate a finire con un'idea che tutto quello che la mente pensa è un'illusione, è un sogno, è un'illusione? Ma loro lo cambiano. Loro sono taoisti. Il taoismo significa che loro pensano che l'assoluto del Tao, che anche fugge, è come vuoto, infatti ci arriveranno, è dentro la realtà, non è fuori, è dentro di me. Io e il Tao e la natura siamo la stessa cosa. Quindi cosa dicono? Ma se la mente, ascoltate il ragionamento che fanno, se la mente è vuota, cioè se la mente è illusa se stessa, la mente è vuota. Quindi se la mente potenzialmente è vuota, bisogna solo arrivarci. Ma una volta che uno realizza che la sua mente stessa è il sogno di un sogno, lui realizza in sé il vuoto. Quindi è satori, quindi è illuminazione, quindi ha realizzato la sua vera natura. Ma questo, se l'uomo, l'essere senziente, realizza che la sua mente è sogno, realizza vuol dire, ecco, ho capito, io sono vuoto. Lui è libero, ma aggiungono i maestri, ma lo era già da sempre. Cioè rendono positivo quello che avrebbe potuto essere negativo. Vorrei essere chiaro. La definizione presa in modo superficiale dice la tua mente è un'illusione a se stessa, quindi tutto quel che dici è assolutamente non valido o fragile. Gli altri vanno oltre e sentite, lo dicevano i taoisti, non l'avrebbe mai detto un indiano, mai. Perché la realtà è samsara, la realtà è un'illusione, eccetera, eccetera. Ma loro sono taoisti e dicono, sì, dentro di te c'è il Tao, come c'è il Tao degli alberi, come c'è il Tao della natura. Tu l'hai solo capito, hai trovato, capendo intuitivamente che la tua stessa mente, che è il passaggio più difficile, perché un conto è dire quello che io dico è illusorio, va bene, la realtà è illusoria, va bene, ma dire che io sono un'illusione a me stesso è il passaggio più difficile. Ma quando loro nella meditazione ci arrivano, lo Zen dice, ma hai trovato te stesso, hai trovato il tuo principio assoluto, cioè hai trovato il vuoto, ma non è solo un vuoto dentro di te. Il Tathagatagarbha, cioè la natura di verità assoluta, che è la natura di vuoto, c'è in tutti gli esseri. Questa è la visione stupenda.
dello Zen. Tutta la natura è illuminata. E certo, non lo sa, non lo sanno, ma ci possono arrivare come un taoista arriva alla percezione del Tao. Il molteplice è l'uno. Ecco perché possono dirti la forma è la vacuità è la forma. Il tuo occhio finalmente ha capito che tutto è vacuità. E allora accetti anche la forma, perché non ne hai più paura, la sai nella tua mente, perché tu stesso hai fatto vuoto in te stesso. Ma allora cerco di fare il vuoto in me stesso, maestro, spiegamelo. E l'altro, sapete cosa risponde, maestro? Più cerchi la tua illuminazione e meno la trovi. Va a lavare la ciotola, vai.